Prosegue l'ascesa in classifica della Pallacanestro Nuoro, che sta lottando con grande intensità per ottenere un posto nei play-off del campionato di Serie D di basket. I nuoresi sabato hanno battuto col punteggio di 90-68 il Sant'Antioco sul Cispes. Per il Sirbones si è trattata della terza vittoria consecutiva, che segue a quelle sulla scuola basket Cagliari e sul basket Uri. Una vittoria che proietta la formazione allenata dal coach Marco Moredda, 10 punti in classifica, in piena corsa per gli spareggi. Un triste di successi è arrivato contro formazioni di rango che certificano la crescita dei nuoresi, che ora possono contare su un giocatore che fa la differenza come Ryan Nitz, autore di una prova monster con 38 punti all'attivo e top scorer della sfida. Ma su ottimi livelli è tutta la squadra, a partire da Zei e Sizi, autori di 17 e 16 punti rispettivamente. Quanto all'andamento della gara, i nuoresi sono partiti con un grande slancio, concludendo la prima frazione col punteggio di 27-18. Una spinta che è proseguita anche nel secondo quarto, vinto dai Sirbones col punteggio di 27-14. La Pallacanestro Nuoro è andata a riposo lungo in vantaggio sul 54-32, un margine di grande sicurezza visto che la Sulci Spesse dovrà recuperare ben 22 punti. I sulcittani hanno provato a rimediare alla prima parte della gara devastante da parte dei nuoresi, tentando una rimonta e riuscendo ad aggiudicarsi la terza frazione col punteggio di 17-13. I nuoresi hanno potuto contare nell'ultimo quarto di un vantaggio iniziale di 18 punti determinato dal punteggio di 67-49. Nell'ultima frazione i Sirbones, sospinti da Nizza, hanno continuato a macinare punti, chiudendo col parziale di 23-19 che ha fissato il risultato sul tabellone sul 90-68 finale. Ma per i nuoresi il difficile comincia ora. Domenica i Sirbones saranno nella tana della capolista, la basket Cora Larghero che conduce la Pula. Ma la squadra vista all'opera negli ultimi incontri è in grado di compiere un'altra impresa.